papà mi era napoletano e diceva tu devi imparare nella sartoria napoletana, a Napoli, che è una città, tu sicuramente impari meglio. Le notizie arrivano sempre prima in città che in provincia. Il che io pigliai e andai a Napoli. Io incominciai a lavorare sulla tavola di cucina. Come mia moglie sceglieva la frutta là e le verdure, io lavoravo, faceva giacca su misura per i clienti di Caivano. Piano piano ho cominciato ad avere qualcosa di soldini all'epoca e mi stai in una casa sul corso. Tanto è vero, quando dovevo tagliare un abito, non avevo neanche il bancone, lo tagliavo a terra sul pavimento. La casa era stata troppo senza soldi in casa mia, non c'erano, eravamo 9 figli, tutti in una sola casa. Mia mamma diceva, Peppi, ti è una cipolla. Mamma, tu vuoi una cipolla? Mangiavo una cipolla, la stiamo scherzando. A me il lavoro mi piace, il lavoro è una passione mia. Io ho 2 figli che sono 2 gioielli. Vabbè, questo posto per me significa tanto perché è da una vita che noi facciamo questo lavoro e ci siamo dedicati già da piccolini. Io e i miei fratelli, insieme a mio nostro papà, che ormai ha 84 anni, e portiamo avanti questa storia di questa azienda con molto amore e molta passione. Sì, i nostri figli devono seguire un po' il lato, diciamo, di marketing. Io li vedo così. Quanti anni ha tuo figlio? Mio figlio ha 14 anni. Poi c'è mio fratello Luca, che ha 2 figli. Che uno ha 19 anni, 18 anni, 19 anni questo mese, l'altro ne ha 16-17. Mio figlio e i figli di mio fratello seguono i nostri profili su Instagram, perché loro, sai, hanno, te l'ho detto già prima, hanno qualcosa in più a noi. Noi potremmo essere bravi a dare uno stile a una giacca, a costruire una giacca, a fare un modello, ma loro sono bravi a vedere oltre il muro. Allora, io da piccolo ho sempre sognato Milano perché è il mondo, secondo me è, come dice la canzone di Jovanotti, è l'ombelico del mondo. E noi sogniamo di stare a Milano e faremo tutto il nostro massimo per arrivare a Milano e siamo pronti per questa nuova sfida. Qual è l'aspetto del tuo lavoro che ti piace di più, per cui ti svegli la mattina? Innanzitutto è la passione del mio lavoro. Da piccolino che papà ci ha inculcati in questo lavoro, no? La parte che più a me piace è la modellistica, cioè dove nasce il modello, dalla costruzione della base, dall'un quarto, un terzo, un ottavo per creare proprio il pezzo della giacca. Quella è la cosa più che mi affascina e mi piace. La creatività italiana. Sì,